Un punto d'oro che significa continuità per il Taranto dopo il successo contro il Latina. Un punto d'oro perché la Juve Stabia sul finale rischia di poter battere un muro come quello ionico eretto da Vannucchi e anche da un pizzico di fortuna. Finisce 0-0 con il Taranto che, come detto, riesce a trovare il quarto punto nelle ultime due giornate. È 4-3-3 la formazione di Pocchetti, mentre invece il Taranto è 3-5-2. Le novità più interessanti a centrocampo, composto da Mastromonaco e Ferrara sugli esterni, Romano, Mazza e Crecco nei centrali, Bifulco e Tomassini in attacco. Parte meglio il Taranto. Minuto 4, azione d'angolo, colpo di testa di Formiconi, impreciso. 27esimo e bravo Mastromonaco ad andarsene sulla destra, cross Bifulco, crede poco in un pallone che giunge quasi all'altezza dell'area piccola e spedisce sul fondo. Si va così al riposo senza minuti di recupero. Il Taranto ci prova con un destro di Labriola al minuto 63, para a terra Barosi. Risposta della Juve Stabia con Silipo che cerca Ricci al limite, Sinistro che non inquadra la porta. La Juve Stabia sul finale di partita ci prova, il Taranto risponderà. Un botta e risposta emozionante negli ultimi 5 minuti. All'85esimo appunto, all'altezza del dischetto dell'area di rigore, D'Agostino ha la possibilità di superare il portiere Vannucchi, ma il destro è impreciso. Passano 2 minuti e c'è un traversone di Mastromonaco. Baroni esce, non trattiene Labriola, pallonetto però impreciso. E passa ancora 1 minuto e l'88esimo. Vannucchi esce male, colpo di testa di Pandolfi, palo. La palla balza sulla linea di porta e viene deviata fuori dalla difesa del Taranto. All'89esimo ancora la Juve Stabia con una bordata di Silipo, bravissimo Vannucchi a deviare il pallone. Dopo 4 minuti di recupero la partita finisce 0-0, è un punto importante per il Taranto. Bravo a proporsi, bravo anche a soffrire. Una prestazione tutto sommato in crescita da Castellammare di Stabia.